Ciao a tutti ragazzi, sono Stefan Bell e oggi in questo nuovo video vi farò vedere praticamente un bellissimo lavoretto che ho fatto praticamente su Paint 3D. Quindi apriamo subito Paint 3D, eccolo qui. Praticamente questo lavoretto sarebbe, in poche parole, una riproduzione fatta da me di Golfing Over It. Praticamente una riproduzione, ma ovviamente molto, diciamo, modificata da me, creata totalmente da me. Però, diciamo, ispirandomi, ecco, al gioco di Golfing Over It, dove praticamente, come vi ho già detto, c'è questo gioco di questa pallina che deve saltare e salire sempre di più gli ostacoli, fino a salire, diciamo, la vetta, diciamo, più alta, tra gli ostacoli, quindi della montagna, di queste cose, diciamo. Quindi io, diciamo, l'ho riprodotto in questo modo, come potete vedere, con i personaggi di Paint 3D, veramente bellissimi. Adesso ve lo mostro in poche parole. Quindi si parte tutto da qui. Qui abbiamo quindi questo, diciamo, questo pratino con questa casa, diciamo, un po' infestata dai fantasmi. Vedete pure da vicino, non sgrana per niente. Sono, vedete tutti i minimi dettagli perché è un'immagine vettoriale. Quindi abbiamo per primo questa casetta, si parte da qui che ha questo fumo. Poi, se andiamo avanti, qui abbiamo questi pesci, diciamo. Quindi la pallina dovrà partire da qui, poi salire tra questi pesci, andare nello squalo, saltare qui, andare di qua, con questi pesci qui, poi salire su questo, una specie di piranha, poi salire qui, andare nello squalo. Poi andare in questo delfino, salire in quest'altro pesce, andare nel pesce spada, continuare nella tartaruga, che poi sembra proprio quella di Nemo, andare poi su Nemo, salire su questa barchetta, questa qui, poi andare nella stella marina, poi dopo di questo deve salire su questo, diciamo, un piccolo piazzaletto con questo alberetto, diciamo, che ha perso le foglie, diciamo, alberetto spoglio. Poi deve salire in questo albero al contrario particolare, si deve mettere qui dentro. Poi deve saltare ancora e deve andare qui, in questa parte qui. Se capita che scivola un po', c'è qui che lo salva, diciamo. Poi dopo, per continuare, qui abbiamo, vabbè, il continuo del fumo di sotto. Per continuare, deve andare qui, ecco, deve saltare da qui o da qui e arrivare sopra a questo, diciamo, avvoltoio. Ok, poi dopo deve andare sopra questa foca, poi dopo della foca deve saltare e andare su questo DNA, poi dopo di questo DNA risaltare e andare in quest'altra parte del DNA per continuare, poi salire su questo pesce qui particolare, e aspetta, lo metto un po' più così, vedete come l'ho spostato, come l'ho montato, ecco, farvi vedere così, poi dopo continuare a saltare da qui, fare un bel saltone e arrivare in questi pianeti. In questo, nel mezzo dei due pianeti qui per reggersi, altrimenti scivolerebbe e non si reggerebbe. Quindi ovviamente l'ho studiato tutto nei minimi dettagli per fare in modo che la pallina si regga, altrimenti il gioco non avrebbe senso. Ok, poi salterebbe, andrebbe in questa roccetta, poi in quest'altra, piano piano senza cadere, poi passare in quest'altra ancora, e poi arrivare a questo alieno. Guardate che carino questo alieno. L'ho messo precisamente in modo che la pallina si reggerebbe qui dentro, senza cadere, vedete, si bloccherebbe qui. Poi dopo salta, arriva in questo cuore e si regge, vedete, in questa parte. Così, se capite, se sciva fa così e rimane qui. Ecco. E poi dopo, i piedi dello scheletro, continua qui, salta qui. Poi da qui salta e arriva nella luna, questa qui che, se vi ricordate, sta benissimo anche in Golfing Over It, cioè proprio lei, identica. Proprio perché, se non lo sapete, Golfing Over It, il vero Golfing Over It, è proprio stato fatto con questi stessi personaggi di Paint 3D. C'è proprio scritto, se vedete nel video che ho fatto dove ho vinto il gioco, c'è proprio scritto lì che è creato con i personaggi di Paint 3D, se notate nel video, comunque è così. Quindi poi continua qui, sale qui ad esempio nel naso per reggersi meglio. Salta qui, vedete, ho messo la roccia per farla reggere, altrimenti qui scivolava. Quindi si tiene qui, poi dopo salta, arriva in questo cane lupo, diciamo. Arriva in questo cane, si regge, vedete, dalle sue zampe. Poi dopo risalta, arriva qui e si regge, vedete, in queste parti qui di questo dragone qua. Poi dopo risalta ancora, dove c'è questo bellissimo paesaggio con una bella cascatella e funghi alberi particolari.
Quindi salta qui, continua qui, continua qui in questo bellissimo paesaggio, salta qui dalle varie parti e poi arriva in questa piattaforma. Quindi poi salta in questa piattaforma, poi salta in quest'altra piattaforma, poi in quest'altra ancora. E eccoci qui che siamo arrivati all'arrivo. Quindi salta qui e eccoci qui. Questo è l'arrivo, ragazzi. Nell'arrivo ho messo questo bellissimo dragone rosso che mi piace molto, con sotto questa nuvoletta che si regge. Qui vedete l'arrivo con la bandierina e la pallina che, ragazzi, l'ho messa, vedete, se vedete proprio da vicinissimo, l'ho messa proprio all'arrivo per farvi vedere come funziona, ecco. E qui questo bellissimo dragone ve lo faccio vedere. Guardate i dettagli, è incredibile questa. Io veramente adoro Paint 3D. Vedete l'occhio, ragazzi, cioè lo fa vedere proprio da vicino tutti i minimi dettagli, non sgrana proprio per niente, assolutamente. Vedete la zampa, oppure vedete qua tutte le squame, cioè le scaglie, cioè veramente è spettacolare questo programma. Ci potete proprio sbizzarrire, ci potete divertire a creare tantissimi paesaggi e personaggi veramente stupendi. Quindi ecco qua, poi infine ho messo ovviamente uno sfondo dietro, vedete rosso perché a me piace il rosso, tutto bello sfumato con parti gialle, qui più scuro e nero, per fare, come potete vedere, un paesaggio abbastanza carino, ecco. E poi se vogliamo aggiungerci qualcosa di ancora più carino, siccome vedo che qui ragazzi manca un pochino di spazietto, diciamo c'è un po' di spazio vuoto, potremmo aggiungerci benissimo una scritta stupenda in 3D, testo 3D. Con scritto proprio appunto Golf in Overit, però by Stefan Bell ci posso scrivere. Quindi queste sono proprio, ragazzi, cose da grafico professionista, da designer quasi. Quindi veramente, ovviamente io faccio grafico, quindi adoro queste cose. Ecco, Golf in Overit, vedete? Così, clicchiamo qui e poi lo ingrandiamo. Vedete, possiamo fare la scritta bella grande, stupenda. E la posizioniamo, la facciamo tutta tridimensionale, vedete così ad esempio. La giriamo a nostro piacimento, ecco. Così. Così devo dire che mi piace molto, vedete col finale, vedete molto carino. E poi sotto ci scriviamo Stefan Bell, magari non sempre così, però potremmo fare arancione oppure un rosso più scuro, questo bordeaux, vediamo se gli dona. Sì, direi che questo colore qui è carino. Scrivo. Ok, ecco fatto. Lo posiziono un po' più piccolo perché da sottotitolo. Stefan Bell. E poi potremmo farlo un po' 3D, tipo così. Ecco qui, ragazzi, vedete che bello? Così veramente devo dire che gli dona veramente tanto. Così abbiamo il titolo bello sopra, al finale questo è bello, e qui tutta la mappa del nostro videogioco creato da lui. Veramente, ragazzi, devo dire che è un bellissimo lavoro. Quindi vi consiglio a tutti di scaricare questa applicazione Paint 3D perché veramente potete fare dei veri capolavori, ve lo dico io sinceramente. Vedete che bello, guardate qui la cascata, i dettagli, cioè, una cosa veramente spettacolare, ragazzi, pure i pianeti, tutti i dettagli dei pianeti, stupendo veramente. Va bene ragazzi, quindi detto questo, ovviamente adesso salverò il lavoro, poi lo pubblico anche su Instagram, quindi niente, detto questo, niente, grazie a tutti per la visione e quindi ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti ragazzi. You tell me that you love me.